Diciamo la verità, Avellino sta attraversando uno dei momenti peggiori della sua storia. Il sindaco stamattina, con i suoi avvocati, molto bravi devo dire, ha spiegato, ha tentato di spiegare i motivi per cui la Cassazione ha deciso di rendergli la libertà. Nulla da eccepire, evidentemente. Le sentenze, le decisioni dei magistrati non si discutono, e però bisogna capire i contenuti di questa la motivazione per cui il reato c'è o non c'è. Un fatto tecnico cancella i reati? Beh, l'interrogativo è uno di quelli che va posti, ma il momento di confusione riguarda soprattutto, al di là ora della vicenda del sindaco e di quello che accadrà, riguarda la politica, insomma una politica assente, con i partiti che sono diventati dei piccoli clan, vertici, gli iscritti non partecipano, non hanno nessuna voce in capitolo, non hanno nessun ruolo, sono tre o quattro che si mettono insieme e decidono la sorte di un partito. Così non va. Soprattutto non va perché l'Irpinia c'è bisogno di coesione di forze politiche, perché i problemi di fronte sono tanti. Ora c'è il PNRR che avrebbe bisogno di un discorso globale fatto unitariamente, c'è la coesione che insomma 6,3 miliardi dove Avellino dovrebbe fare una parte importante, eppure resta così. Insomma, la confusione resta. Il fatto più importante, guardate, ed è mortificante dirlo, proprio mortificante. Ora, o si danno tutti una regolata e cominciano a fare le persone serie, oppure davvero Avellino è destinato a cadere nel burrone.